Però si comporteranno male, siete liberi di fischiare, di fare tutto quello che volete. Facciamo una prova del fischio. Siamo al mare. Fate oh! Fate l'applauso. Funziona meglio questo, quindi impegnatevi, mi raccomando, eh? A mezzaluna, un pochino più in qua. Ok, allora vi spiego cosa dovete fare. Dovete recitare quello che io canterò. Se ad esempio io dico, aspetti, no, scusi, proprio da lei non lo posso fare, forse lei sì, un uomo che si strappa i capelli, faccia finta di tirarli, lui non glielo potevo fare, ecco, perfetto, grazie, bravo. Se io dico la gatta, ecco, però ha messo un miau, però ha fatto così, bravo, perché dobbiamo mimare, perché loro non ci sentono. Se io dico un uomo che sviene, lei che fa? Eh no, ma deve cadere, così non ci crederanno mai. Proviamoci, un uomo che sviene, Maronna. Bravo, ok, bravissimo, mi piace. Se io dico un uomo che balla, lei che fa? Lei balla così. Sta cosa mi preoccupa. Non parla, balla. Balla. Come on, let twist again. Bravo, ok. Hai capito, parla. Ho problemi. A posto, no? Che carino. Se io dico, suggerite, un uomo che si vuole uccidere, ci provi perlomeno. Uno si uccide così, ma non utilizza niente, un pugnale, si uccide in qualche modo violento. Dammi una lametta che mi taglio le vene. Va bene, ok, più o meno ci siamo, dai. Proviamo a vedere che cosa combinano. Pronti? Partenza. Un pochino più avanti, grazie. Fermi così, bravi, e via. Ho visto un uomo che moriva per amore. Ne ho visto un altro che più lacrime non ha. Nessun coltello mai mi può ferir di più di un grande amore che mi spezza il cuore. Lei, si aprì. Yeah. Ragazzi, per me saltellare, posso bastare. Su. 10 ragazzi per me, voglio dimenticare. Capelli bianchi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. 10 ragazzi così, che ti consolo di sì, dite sì. Uno lo voglio perché sa bene ballare. Uno lo voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore. Uno soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me. E 10 ragazzi così che ti consolo di sì, dite sì. Saltellare, vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto, quello è proprio matto, perché forse sa che possa avere uno per il giorno, per la sera, però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa vera. Ah, saltellare. 10 ragazzi per me possono bastare. 10 ragazzi per me voglio dimenticare. Niente capelli da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. 10 ragazzi per me, solo per me. Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto, quello è proprio matto, perché forse non sa che possa averne uno per il giorno e uno per la sera, però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa vera. Ah, saltellare. 10 ragazzi per me, 10 ragazzi per me, saltellare. 10. Però io muoio per te. Preparatevi per il finale. Però io muoio per te.
qualcuno si è distrutto qualche ginocchio, però è fantastico quest'uomo, eh? Scusate, ma il primo applauso strepitoso va per lui. E si chiama Giovanni De Leo. Giovanni De Leo. Bravissimo, fantastico, si è divertito? Beh, abbastanza. Scusi, me la fa la sua corsetta? Un colpo. Ma la ginnastica volevo fare. Ah, voleva fare ginnastica, ok, bravissimo. E allora presentiamoli. Massimiliano Doddis. Il papà di? Silvia Doddis. Applauso! Giacomo Cogliandolo, il papà di Alessia Cogliandolo. Giuseppe De Leo, il papà di Isabella De Leo. Che l'abbiamo già conosciuto. Enzo Vita, il papà di Roberto e Alessia Vita. Sono stati bravi? E allora un applauso più caloroso, dai. Grazie di cuore, fantastici. Mua, grazie, molto carini. Sono stati carini, devo dire, ci hanno messo impegno. Poi il nonno è fantastico, lui lo affitto e me lo porto dietro. Allora a questo punto cantiamo sempre insieme, voglio sentire.